Buongiorno ragazzi, buongiorno. Dopo il video del caffè che ho appena postato, facciamo un altro video. Allora, io devo dipingere, però prima giro questo video per voi perché ho pensato di spiegarvi una cosa molto semplice. Praticamente nel nostro garage usiamo, garage e laboratorio, usiamo tubazioni di tipo industriale. Cosa significa? Sono delle tubazioni in materiale plastico di diametro, io ho usato 32 per le linee elettriche e 20 per le linee luci. Uso luci LED, basso consumo, eccetera, quindi non necessitano di cavi di sezione esagerata. Quindi un po' ho risparmiato su quel versante lì. Le tubazioni, come si usano, come si installano, come li installo io e come sarà fatta la predisposizione per l'impianto fotovoltaico nuovo. E poi per le due nuove luci che andrò a montare qua sopra. Qua andrò a montare un faretto a LED che ho qua in casa e un nuovo tipo di lampada che ora vi farò vedere. Bene ragazzi, l'impianto fotovoltaico sta andando, funziona alla grande. Qui dietro ho già preparato tutto, vi faccio vedere. Giro il telefono. A few moments later. Eccoci qua. Allora, vi spiego subito la lampada, cominciamo da quella. Ho una lampada, ho optato per delle lampade a oval LED da 20 watt. Quindi un'equivalenza di 104 watt. Questa è la lampada, ragazzi, a soffitto, la prima che ho installato, di quella marca lì, e funziona veramente bene. Ecco qua, ragazzi, tutto il materiale per cominciare l'installazione. Allora, le installazioni industriali, per praticità e anche per poter spostare eventualmente le linee e tutto, e anche per robustezza, revisione de degli impianti e tutto, si usano normalmente nelle tubazioni materiale plastico, che anche in caso di alta temperatura non prendono fuoco, facili sia da piegare che da tagliare e giuntare. E come scatole di derivazione, le scatole di derivazione sono fatte così, hanno il loro coperchio e le loro viti, e hanno anche una guarnizione. Quindi una volta installato tutto, diventa un impianto praticamente stagno. E questo fa sì che in caso anche di umidità, intemperie, caldo, brutto tempo, eccetera, l'impianto resta riparato all'interno di queste tubazioni e di queste scatole. Ecco, allora esistono le scatole di derivazione di varie misure, tubazioni di varie misure. Io ho scelto 32 come diametro per le linee elettriche. Ci sono le loro curve, così vedete che hanno le guarnizioni, in modo che quando il tubo sarà inserito l'acqua non potrà entrare qua, o l'umidità. Poi, per aggiuntare due tubi, e questi sono dei pressacavi. Qui si esce dalla scatola e si esce con il cavo. Vi faccio vedere un esempio su una scatola che ho qua. Questo, ragazzi, è un esempio di pressacavo. Scatola, il cavo esce e qui è serrato. Entrano nella scatola con una ghiera e pressano il cavo creando una tenuta. Sono molto facili da utilizzare. One eternity later. Per fissare le tubazioni al muro vi serviranno dei fisher, preferibilmente fisher, questi, i duo power. Li riconoscete perché sono rossi, si riescono ad espandere anche dentro laterizio praticamente che non ha tenuta o bassa tenuta, quindi tipo le tramezze o così, quelle da 6, da 6 è la misura giusta. Qua ci sono poi anche tutte le istruzioni, come forare, come non forare. Comunque vi servirà un trapano a batterie, il martello, la fantastica bolla per mettere tutto dritto. In seguito vi serviranno i morsetti,
per morsettare tutto quando avrete passato i cavi, per creare i fori. Questo, per esempio, questo qua, attacco, tubo, scatola. Quindi dovrete fare il foro sulla scatola. Ma come fate a fare il foro sulla scatola? Usate una tazza, tipo questa. Adesso qua vedete già il pezzo di plastica che ci è rimasto attaccato, che dovrò tirare via. Delle fresette così, praticamente andiamo a fare il foro sulla scatola. Quindi praticamente andrete a forare la scatola di lato. Faccio vedere un attimo, così. Togliete il nylon qua. Andrete a fare il foro. Una volta fatto il foro con questa, se necessitate potete svasare il foro con una tazza a punta, così, dentellata, chiamata anche svasatore. E in seguito, una volta creato il foro, inserirete il raccordo. Una volta inserito il raccordo, potrete inserire il tubo. Vi faccio vedere un attimo su un impianto già fatto. Come potete vedere, il raccordo tubo scatola, qua c'è un foro, la ghiera è dietro, c'è la sua guarnizione e si è attaccato subito col tubo. Poi sono andato avanti con una curva. I quadri elettrici, ragazzi, hanno anche delle predisposizioni per essere forati, per esempio per entrare, non so, di lato con un tubo da 20 o da sotto con un tubo da 32. Quindi vi sarà anche facile prendere il centro di questo foro, di questo preforo prestampata, appoggiare la vostra fresa qua, forare e avere un foro perfetto allineato con la scatola. Quindi già per convenzione, io di solito prima mi creo le linee di tubo così e poi monto il quadro elettrico. Potete fare anche il contrario, io vado meglio così. Prima creo, butto giù tutto l'impianto di tubazione e poi vado a montare il quadro elettrico all'altezza desiderata. Ecco, importante è mettere tutto dritto, tutto in bolla, quindi vi servirà la bolla. E vedete che siamo in bolla perfetta. Quindi la bolla vi serve per forza, quindi non cominciate se non avete la bolla. In caso di passaggi un po' ostici, particolari, esistono anche i raccordi flessibili. Curve flessibili, tubo tubo flessibile. Esistono anche i flessibili di materiale plastico. Non li consiglio molto, però in alcuni casi fanno comodo. Poi cosa vi servirà? Sicuramente una forbice dell'elettricista, una pinza che abbiamo usato in 40.000 lavori diversi, un martelletto per spingere dentro il tassello, una matita per segnare, un metro per prendere le misure. Il quadro elettrico, perché senza di questo non si va da nessuna parte, ragazzi. E questi che servono praticamente per ancorare il tubo al muro. Senza di questi non potete fare l'impianto. Alcuni li vendono in sacchetti con già il fischer e la vite è già pronta. Però io preferisco montare i duo power questi, anche perché il garage laboratorio degli anni 60-70 ha 50 anni, sono blocchi di cemento, e per cui diciamo che non hanno tutta sta tenuta. Però con duo power si riesce. E nel caso in cui entraste, avete in entrata un tubo, per esempio come questo da 40-45, doppia parete, ok? Questi sono tubi per cavi dotti, ok? E dovete entrare in una scatola, come per esempio mi è successo qua. Vedete? Lì ho fatto i fori con le frese, con una fresa demolitore, e sono uscito fuori per portare fuori i tubi per il fotovoltaico. E quindi praticamente avendo questo tubo qua,
frese in mio possesso, queste non andavano bene. Vedete? Era troppo piccola. Allora, ho investito la bellezza di 3 euro e ho preso questo oggetto qua, ragazzi. Questo è un oggetto strano, però che serve. È solo una tazza con altre tazze. Quindi potete scegliere la misura a piacimento e qua va agganciata praticamente la lama, ok? Quindi c'è la base e la lama, qua si attacca il l'avvitatore o il trapano e si va a fare il foro. Attenzione che con questi oggetti qua però i fori non vengono proprio perfetti, quindi bisogna prima di tutto stare molto attenti a non scivolare perché ci si taglia. È roba cinese, quindi dura quello che dura, fa il suo lavoro, però non viene fuori un lavoro impeccabile. Quindi non pretendete troppo da questi oggetti qua. Però per 3 euro funzionano. Praticamente ha un sacco di misure. Per tagliare il tubo, ragazzi. Allora, per tagliare il tubo, adesso appoggio il telefono e vi faccio vedere. Allora, per tagliare le tubazioni io uso una tagliatubi da idraulico perché è molto più facile del seghetto, si va via più veloce e il taglio viene fuori abbastanza pulito. Poi andrà leggermente rifinito con la forbice. Uno svasatore con una forbice. Quindi apriamo l'attrezzo, questa fa lo scatto, non metteteci le dita dentro. Qua basta premere, ok? Premete un po' e girate. Girate il tubo, non so se si vede. Guardate. Ok? E avete fatto il lavoro. Ve lo faccio rivedere. Guardate ragazzi. Premete un altro po'. Girate il tubo con la mano. Guardate. Fatto. Fate molta meno fatica. Questo serve per tagliare i tubi multistrato, in settore idraulico. Va bene anche per tagliare i tubi da elettricista. Bene ragazzi, allora non vi annoio di più con le prove di taglio, anche se mi diverto un sacco a tagliare. Giro il telefono e parliamo ancora. 2000 years later. Allora ragazzi, allora avete visto come taglio i tubi? Tagliatubi da idraulico, servirebbe per tagliare i tubi multistrato, infatti la uso anche per quello. Però in campo elettricista va molto bene. Mi velocizza molto il lavoro, ci metto la metà del tempo piuttosto che star là col seghetto, con la forbice, con lo sbordatore, svasatore, cos'è, che mi stanco. E invece con quella, tatta, fatto, monto e ho finito. Ecco ragazzi, comunque le tubazioni adesso le andiamo a fare, dipingo quello un'oretta e cominciamo. Questi sono tutti gli attrezzi praticamente che servono per creare l'impianto, il lavoro delle tubazioni. Servono delle tubazioni grosse perché ci saranno dei cavi belli grossi, perché l'impianto avrà una buona potenza. E anche perché se un domani devo passare un filo in più, un cavo in più, magari anche per un sensore o qualcosa, ci passo. Non ho il tubo tutto pieno, già pieno che non ci passa più nulla, neanche la sonda. Invece così vado via tranquillo. Caso ci siano passaggi particolari, entrare nei tubi doppia parete o entrate dentro le scatole direttamente dal tubo, prendete il tubo e entrate dentro, oppure fermatevi alla scatola, mettete dei pressacavi e lasciate lo spazietto. Io, quando sono stato in Germania, l'ultima volta ho visto che addirittura fermano i tubi a metà parete, poi ci metto 2 metri di cavo libero. Sì, vabbè, dai. Ecco. E sarebbe stato bello praticamente utilizzare dei tubi in acciaio al posto di questi qua in plastica, che erano fuori dal mio budget. E mi sarebbe veramente piaciuto. Si usano
macchinari industriali, macchinari per l'alimentazione, in carri ponti, eccetera. Sarebbero stati molto più robusti, molto più belli anche da vedere. E purtroppo, vabbè, ci accontentiamo. Comunque l'ho fatto da 32 l'impianto, lo sto facendo da 32, che è già un buon diametro e che mi consente anche di spostare, di passare fili in più, cavi in più, di fare tutte le modifiche del caso. I pezzi costano poco, li potete comprare sia all'Leroy Merlin che al Bricomer, oppure un negozio di materiale elettrico vicino a casa. Diciamo che per comodità io sono qua vicino all'Leroy Merlin. Faccio un salto lì, costano 1-2 euro e mi risolvo il problema. Le tubazioni da 32, da 20, 25 praticamente sono in verghe, cioè praticamente un pezzo da 2 o 3 metri, e poi tagliate la misura che vi serve. Ecco, credo che da qui è tutto. Credo che da qui è tutto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, scrivetemi nei commenti, mettete like, stralike, mega like, iscrivetevi al canale, condividete i contenuti dei nostri video e la comunità sta crescendo, mi piace un sacco, abbiamo superato i 100 iscritti, vuol dire che i contenuti vi piacciono e sono magari utili, è quello che spero, insomma, che vi siano utili. E buon pomeriggio a tutti. Ogni tanto vi metto i video del caffè, ragazzi. Perché comunque il pomeriggio c'è bisogno di un buon caffè, la mattina due caffè, il pomeriggio il caffè, la sera il caffè. Praticamente viviamo di caffè, ragazzi. Beh, dai. Va bene. Buon pomeriggio a tutti. Ciao belli, ciao. Attivate la campanella. Ragazzi, dopo il video sull'impianto elettrico, vi faccio vedere l'inverter. E il regolatore come sta andando l'impianto. Allora, adesso ho 20 volt sui pannelli, solo 1 ampere, probabilmente le batterie sono cariche, ma si vede 1-1. 79 kW da quando ho installato l'impianto, batterie super cariche 14 e mezzo. Cioè, è una roba incredibile questo impianto. Mi mancano ancora due pannelli, praticamente sempre carico. Adesso a questo punto sto pensando di aggiungere altre batterie, perché praticamente per metà giornata l'impianto è perennemente carico. Batterie 29 gradi, ragazzi, qui fa un caldo assurdo, devo anche dare il colore, è caldissimo oggi. Sì, dicevo, sto pensando di aggiungere delle altre batterie. Praticamente per metà giornata, quando c'è il sole, è perennemente carico. Boh, non so, forse produce anche troppo. E devo ancora installare gli altri due pannelli. Bene, ragazzi, comunque l'impianto va alla grandissima, funziona benissimo, sono veramente contento. Spero che vi possa servire da spunto anche per creare uno dei vostri impianti, un vostro impianto personale che vi dia tante tante soddisfazioni. Bene, ragazzi, un caro saluto, ciao belli, buon pomeriggio. A few moments later.